Renault è leader del mercato elettrico, con quasi 7.000 immatricolazioni e una quota che si avvicina al 21%. Nel 2020 Zoe ha moltiplicato le vendite, confermandosi il veicolo elettrico più venduto in Italia, con 5.424 unità vendute, che corrisponde, pensate, al più 150% rispetto al 2019. Kangoo ZE non è stato da meno, attestandosi come il veicolo commerciale elettrico più venduto nel nostro paese. Inoltre, Renault è salita sul podio del mercato dei veicoli ibridi plug-in in soli 4 mesi dalla commercializzazione della nuova gamma di veicoli e-tech. Renault Captur e-tech plug-in hybrid è leader di questo mercato. A fine 2020 il gruppo Renault ha raggiunto gli obiettivi della normativa CAFE. Oggi Renault vanta la gamma elettrificata più ampia del mercato. Partiamo dal quadriciclo Twizy, scattante e sorprendente nel suo guizzare rapido tra i vicoli dei centri storici, passando per Twingo Electric, regina della città. E poi abbiamo Kangoo ZE per la logistica a zero emissioni e Master ZE, compagno ideale per le consegne dell'ultimo miglio. Sempre per la mobilità urbana, Clio E-Tech, che riesce ad accompagnarci fino all'80% in full electric, e Megane E-Tech, l'energia al servizio del business. Infine abbiamo Zoe, che con i suoi 395 km di autonomia è un invito a varcare i confini e ad andare oltre. Infine, per terminare, abbiamo Captur E-Tech, che ti porta sempre più lontano. Una gamma davvero tailor-made, adatta a soddisfare tutte le esigenze, le diversificate esigenze dei clienti, da chi sceglie il 100% elettrico perché è perfettamente convinto dei tanti benefici di questa tecnologia, a chi appunto tenta un approccio soft con l'elettrificazione attraverso il plug-in hybrid e chi infine sceglie il full hybrid per il significativo risparmio economico che consente i vantaggi alla circolazione di cui godono appunto questi veicoli con questa alimentazione. I risultati di una ricerca di mercato condotta da Ipsos in 5 paesi europei mostra atteggiamenti di apertura e di sensibilità degli italiani verso il tema della mobilità elettrica. Piuttosto inquieti per i cambiamenti climatici, lo pongono al primo posto tra le questioni che maggiormente li preoccupano e tra gli europei hanno percepito e apprezzato maggiormente i miglioramenti a livello climatico durante il lockdown. Pensate, il 62% contro il 56% del mercato europeo. Gli italiani sono anche i primi che vedono nello sviluppo di modalità di trasporto meno inquinanti la soluzione prioritaria da mettere in campo per combattere il riscaldamento globale. Pensate, il 49% verso il 41% della media dei 5 grandi paesi europei. Per questo sono tra i principali sostenitori dei veicoli elettrici e ibridi che ritengono non siano una moda passeggera. Ritengono che sia una profonda trasformazione nel modo di spostarsi in auto, il 79% lo pensa. La nuova organizzazione suddivisa per marche, presentata a metà gennaio dal nostro CEO Luca De Meo, consentirà di creare un portafoglio di prodotti riequilibrato, ma anche molto più redditizio. Sono ben 24 i nuovi modelli previsti entro il 2025, di cui la metà nei segmenti C e D e almeno 10 veicoli elettrici. Renault incarnerà la modernità e l'innovazione nell'industria automobilistica, mentre Dacia lancerà 7 modelli entro il 2025, di cui 2 nel segmento C, utilizzando gli asset tecnologici del gruppo, tra cui E-Tech. Alpine riunirà le auto Alpine, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing in una nuova entità, una marca al 100% elettrica con un piano prodotto che, oltre a posizionare la Formula 1 al centro del progetto, prevede lo sviluppo di un'auto sportiva elettrica di nuova generazione con Lotus. E-Tech è pronto a lanciarsi nel futuro e lo fa in un contesto d'eccezione fatto da un perfetto connubio tra natura e innovazione.